tutti! Nuovo video ai mai, ed ecco anche subito Moiki, bravo Stefano. No, sta già. È un Moiki di passaggio. È un Moiki, sì, che passa e torna da qua dietro. E là dietro sta facendo la sfilata. Oh, mamma, Moiki, cosa fai? No, Moiki, i capelli vuoi. Vuoi i capelli, lui che è perfetto, eccolo qui. Lì. Tutta la mattina che fa casino, adesso che inizia a vedere si mette ricomposto, tranquillo. E fa finta di essere il gatto più bravo del mondo. Esatto. Cosa hai fatto tutta mattina, Cosa hai fatto? Comunque, nuovo video, video ask, ma in realtà sarà un hashtag ai mai. Hashtag? Che faremo con i cartelli. Assistente, per favore, i cartelli. I cartelli, sì, subito. Eccoli qua i cartelli. Praticamente abbiamo voluto riproporre il video che avevamo fatto tempo fa, penso sul canale di Gaia, ma c'eri anche tu, vero? Certo che c'era. Era un video che avevamo fatto tutti e tre e noi non l'avevamo mai fatto da soli, quindi abbiamo il cartello con Never I ever e I have, quindi Never have e I have. Never have a cioè l'ho fatto o non l'ho mai fatto. Esatto. Mai. Adesso partirei subito perché abbiamo un casino di domande. Vai. Quindi ne prendiamo sia un po' da Instagram che da Facebook, di quelle che ci avete fatto. _ Fabiana.toscano _ hashtag hai mai pensato di lasciare Baso Chiara? Never. Ah, meno male, vedo sulla sinistra, never anch'io. Basta che guardi qui, vedo sulla sinistra, basta che guardi qui. Guardo dalla telecamera. Ah, ok, ho capito. Mai, no, è una cosa che non abbiamo mai pensato, no, cioè no. Io perlomeno non ho mai pensato. Chi lo sa. Giulia, bacio 12, hai mai preso un brutto voto? Lo dicevate ai vostri genitori o lo tenevate nascosto? Allora, ci sono due domande. I have ho preso un brutto, voto anch'io, però never, nel senso che non l'ho mai tenuto nascosto ai miei genitori, gli ho sempre raccontato abbastanza tutto. Poi c'è la classica tattica di aspettare di prendere un altro bel voto in modo tale da fargli vedere a dargli l'insieme. Esatto. Ho preso un 4 di matematica, però ho preso anche un 8 di educazione fisica. Rosy 03_ hai mai tradito? Ma perché Bado non ha avuto storie? Ma dove dovete sapere questo? Ma che cosa sta dicendo? A me è successo quando ero molto molto piccola, forse erano le prime storielle, nel senso quelle proprio così, però mi è successo. Allora. E soprattutto mi hanno tradito un sacco di volte, è esagerato, però mi hanno tradita. Ah sì? Sì. Allora, io no, presumo di non essere neanche stato detto. In quanto c'è una prefazione. In quanto le mie storie comunque non sono state mai ufficializzate. Non sono mai state storie come quella di adesso, per esempio. Ah, sì. C'era anche una domanda così, Hai mai avuto altre storie serie a parte Chiara? No, non ho avuto storie serie. No. Baso, un mese e mezzo non è una storia seria, sto cercando di spiegarglielo da un sacco. Qualche mesetto in più ogni tanto è successo anche. Va bene. E in quei mesetti in più non ho mai tradito, perché io sono dell'opinione che se voglio stare con una persona sto con quella persona. Nel caso, io ho 15 anni, glielo si dice chiaramente, guarda, mi voglio orientare verso altri orizzonti e poi sì. Vabbè, avevo 15 anni, poi non l'ho più fatto. Ma io neanche da 15-16 anni. Ma tu non avevi storie, è bello che lui dice così, ma non aveva storie, non so come farglielo capire. Era un po' libertino, diciamo. Esatto. Un tombeur de femme. Ma smetti, la tombeur de femme, del conso de femme. Qui da Facebook le ho prese. Chiara Pasqualin, hashtag hai mai chiamato lei col nome dell'ex? Ma quando? Ma non te! Ah, ok. Non credo che si riferissero solo a te. No, giusto. Penso che fosse in generale, sì, mi è capitato rarissimamente, ma è stato forse perché stavamo parlando di qualcosa che riguardava l'altra persona e quindi mi è venuto intanto Moiki, passa, viene con bravo. Saluta Moiki, bravo. È andato. Comunque sì, mi è capitato, ma sono quelle cose, quei lapsus strani, cioè. A me non mi è capitato in quanto... Non ha avuto storie, ero sempre lì. Le voci di corridoio dicono così, guarda, quindi mi attengo a ciò che dicono. Va benissimo. Non ha mai avuto storie. Però mi è successo anche di essere chiamata io... con il nome di qualche ex, quindi insomma... magari si è solo sbagliato, non era il nome dell'ex. Sì, ma io non è che ho fatto apposta, era il nome dell'ex. Anch'io ti chiamo Vercingetori, Giulio. Ma smetti, _C.A.M.I. Punto. _Cani,
Hai mai mangiato il cibo dei maialozzi? Se no, fatelo. Perché se no fatelo? Allora, stavo mettendo i app, no, non ho mai mangiato, non mi viene neanche proprio l'istinto di mangiare il cibo dei maialozzi. Sinceramente non ho questa voglia. E non vorrei farlo. Sì. Anche se quelle che mangiano loro sono tonno di prima scelta, con tonno le verdurine, tonno e aloe, tonno e... Tonno e caviale, tonno e champagne, per Capodanno tonno e champagne. E anche le ostriche, per sicurezza. Sì, un po' di ostriche, tanto... Questo è Mikey che sta distruggendo qualcosa al di là della videocamera. Eccolo là, Mikey, no. Gloria Gucciardo, hashtag hai mai ballato sotto la pioggia? Sì. L'hai fatto anche tu? Vabbè, ovvio ragazzi, vabbè, chi è che non balla sotto la pioggia? I'm singing in the rain, no. Just singing in the rain. No, io ero tipo insieme a... Non era mai singing in the rain, era più musica commerciale sotto la pioggia, un po' più ribelli, un po' più di passione. Ah, ma non che ti è venuto di singere in una discoteca all'aperto? No, eravamo all'aperto, c'era il DJ e cominciava a piovere di brutto. No, io mi sono messa a ballare. E poi sapete quando ti subentra quella, quando c'è la pioggia, ti galvanizzi un casino insieme a, non lo so, è un bel momento quello lì, perché sei tutti insieme sotto la pioggia, tutti a divertirci e non ce ne fai. Sì, d'estate, sì. Okay. D'inverno meno 7 gradi con la pioggia non ti galvanizzi un casino, però... No, a me è capitato di, forse con Vale, di metterci a ballare quando eravamo un po' più piccole, così quando c'era la pioggia estiva magari eravamo da qualche parte a parlare con gli amici, così. E ballavi? Sì, tu ci ballavi? Siamo messe a ballare. Ballavo, Baso, ballavo. Perché deve sempre prendermi in giro? E come ballavi? Perché c'era mia sorella adesso qua. No, ma poi. Che ballava così mia sorella negli anni d'oro quando aveva 15-16 anni. Avevi altre domande che avevi selezionato? Passiamo oltre. Ciao Vanessa, ciao. Ciao. Ti saluto tanto. Hashtag maialozzo. Hai mai litigato? Ah, scusa, Francesca Tagliaferri. Okay. Hashtag hai mai litigato con tuo padre? Beh, dai. Ci sta. Mai. Io con mio padre non ho mai litigato. No, io sì, ci discuto. Ma zero, eh. Perché secondo me ci va a discussione, cioè bisogna avere anche... No. Ci discutevo per l'orario quando ero più piccola, tipo mi dicevano devi tornare, non lo so, a mezzanotte, sto facendo un esempio, non mi ricordo neanche più, e quindi discutevo per cercare di tornare un po' più tardi, ovviamente contrattavo più che discutevo. No, io era più mia madre quella da contrattazione. Sì? Mio padre era così. Mio padre è molto simile a me in determinati ambiti, sì. È più serio di me, però ce l'ha la battutina quella lì, sarcastica, c'ha la toccatina, tocca e fugge. Lisa Marcaldella, scusami, allora, ci sono due domande, quindi hai mai fatto la pipì addosso? Ma da piccolo. Anch'io da piccola. Sì, ragazzi. Penso che sia successo un po' a tutti. Col pannolone. Quando ti cambiano il pannolino, devi passare dal pannolino al vasino. Sì, ma boh, da piccolino. Sì, penso che sia successo a tutti. E lei chiede anche, hai mai avuto una cotta per l'amico del tuo ragazzo? No. Ma della tua ragazza, beh. Per l'amica della tua ragazza? Io sì, assolutamente. Ma anche lì erano tantissimi anni fa, forse avevo 20 anni e avevo una cotta che tra l'altro era il fidanzato di una, poi è diventato il fidanzato di una mia cara amica, quindi però era uno che lo vedevi e dicevi beh bello dai, cioè era non una cotta vera e propria ma era uno che definivi bello. Io metto I have perché mi davo fiducia, secondo me l'ho avuta. L'hai avuta ma non ti ricordo. Non mi ricordo. È stata rilevante nel caso. Sì, perché tutto quello che volevo io lo tenevo. Ah, ho capito. Cosa lo chiediamo a fare, ragazzi? Ragazzi, sapete come mi chiamavano? Oh mio Dio. Il bomber. Il bomber. Quello è vero, però i suoi compagni dell'università, tra cui mio fratello, ma semplicemente perché gioca bene a calcio, era solo quello. Perché mi avevamo visto una volta giocare a calcio. E dicevano che eri bravo. Sì, ma perché nessuno era capace quella volta lì, però va bene. Ok, siamo sempre su FB. Sì, lui è Facebook, io sono Instagram. FB. Imma GD Solimeno. Hai mai provato attrazione per qualcuno del tuo stesso sesso? Never! Neanch'io, neanche never. Con una mozzicata di Mikey incorporata. Anche tu, amore, vuoi partecipare? Per ora non ho sentito questa esigenza. No, neanche a me, ma è successo però di volere molto molto bene a delle mie amiche. Sì, ma quello credo che non fosse la domanda, vero? Si sta facendo male. Sì, sì, aspettate che lo metto giù, Sì. Irene Papotti, hashtag hai mai inviato, mi ero già emozionato, un messaggio compromettente alla persona sbagliata?
fatto assolutamente, e anche sai con chi forse l'ho mandato a mia mamma, invece sì invece che alla persona giusta, e vabbè, lasciamo perdere il contenuto del messaggio. A me non mi è mai capitato davvero, e nel caso l'avessi fatto l'ho fatto volontaria andare per vedere la reazione. Esatto, perché io sono abbastanza subdolo e cattivo, perché sembro brava, in realtà sto tra l'altro c'era anche che non l'ho più ritrovata, però era simile a quella che hai letto tu di Facebook. Se hai mai baciato una persona dello stesso sesso? No! Ci state cascando, No, nemmeno io, never. Noetizza, trattino basso, 17. Hai mai salutato una persona che non conoscevi? Se sì, come ha reagito la persona? Vi adoro, mi salutate. Ciao bellissima. Ciao. E purtroppo I have ogni giorno praticamente, perché io non riconosco le persone, cioè non sono fisionomista, e quindi o non saluto persone che conosco, e questo succede tantissimo, soprattutto se le incontro alla CIDAC, perché sto in giro per i reparti, quindi sono galvanizzata da quello che vedo. Lui poi sento che saluta qualcuno, dopo un po' tipo andiamo avanti, dico ma chi è che hai salutato? Mi dici il nome e dico no, che figure, tutte le volte succede. Ma è successo al contrario però. Cioè? Che mi salutano. E non sai chi ti sta non salutando. Non so, io ciao, tu alla grande, tutto bene? Sì, ciao. Quello anch'io, no, però non sapete in macchina quante volte mi sbraccio e suono ad altre macchine, perché magari sono, secondo me, quelle di qualche mio amico o qualche mia amica. Ma poi sì, magari la casa. L'altro giorno mi è successo a me. Infatti, e quindi tipo... Continuava a farmi i fari davanti, faceva le quattro frecce, e poi mi continuava a dire, ma chi è? Io dicevo, guarda, non lo conosco, cioè, non lo sapevo. E facevo io, ciao, da dietro così, mi manda messaggi dopo, oh, ma io ero io, baso. E lui non si era accorto. Ma certo che ti ho riconosciuto. Ex compagno di calcio. Sì, ex compagno di calcio. Io non lo conoscevo e non riconoscevo la macchina, però tante volte vedo anche macchine che mi sembrano quella di mio papà e suono. E invece non era mio papà. Cioè, se non ho la certezza quasi matematica, sì. Non mi metto a salutare. Però mi salutano quasi sempre lo stesso, probabilmente per educazione. Ciao, un buongiorno non si toglie a nessuno, soprattutto quando sei alla CIDA che vedi il ragazzo davanti a te insieme alla sua ragazza e dici ti sono vicino. Ma trettila. Buongiorno. E ritorniamo su Fobo e abbiamo Camilla Nicoletti 04. Hashtag, vabbè, non c'è l'hashtag, però c'è la domanda. Hai mai girato nuda o nudo per un parco? Mi salutate, vi adoro. Ciao Camilla, ti salutiamo tanto. Per quanto riguarda la domanda, I have. Ce l'hai veramente? Mi girato nudo? No, neanch'io, l'avevo fatto anch'io! No, non ti posso credere, abbiamo pensato la stessa cosa! Flick flock, adesso che sono messi qua! Aspetta che non me lo ricordo più! Uno, due, tre, flock! Che flock! No! Non si avvererà mai! Non si dice, quindi non si avvererà mai! Ma dai! Un, due, tre, uno dice flick e l'altro dice allora, no, o flick o flock devi dire, e se corrisponde io non l'ho mai fatto. Uno, due, tre, flick. Ah, l'ho fregato, no. Non so come l'ho detto. Anche io quella, no, comunque non ho mai girato nuda nel parco, però vi racconto la storia come sarebbe andata se avessi girato. Oh mio Dio, era un martedì sera di un venerdì mattina di un tardo pomeriggio di domenica. Ok. Praticamente accaldato dai meno 7 gradi, mi tolsi i vestiti. Mi girai verso destra e vedi uno della polizia municipale che mi guardava e dice: ehi, tu che cosa stai facendo? E mi salutava fortemente. Dico: ma che cavolo mi saluta? Così, ciao, ciao. Era un mio ex compagno di calcio. A quel punto dico: preso dall'agitazione, preso dall'ansia, da tutto, mi tolgo tutti i vestiti e inizio a correre forte verso il parco, andando nudo e ricorrendo gli uccelli. Ma che storia è? È una storia triste, lo so. Ma smetti, non piace, in realtà non piace. La verità fa sempre male, però questa è la verità. Ma allora. Sappiatelo. Trattino basso, Aneres, trattino basso, 21. Hai mai ricevuto proposte per scrivere un libro? Vado, ma è vero? Io, a te sì, sì. Ok. Io ho detto never, però mi sarebbe piaciuto per quello di Benedetto Paroni. Ma dai! No, a me è successo. Però appunto non avendo particolari storie da raccontare, comunque non ritengo che la mia biografia sia degna di essere scritta in un libro. Ma perché no? Ho rifiutato, semplicemente. Quindi I have, ma I have rifiutato. Esatto. Io, anch'io I have. Parliamoci chiaro. Chi è che non vorrebbe il mio libro in edicola? Ma le migliori edicole d'Italia! 75 nuove ricette, ragazzi! Allora. Stiamo pensando a una collaborazione con Dan Peterson e Jim Cooper. Però e manca
Guillermo Mariotto. Guillermo Mariotto! Ballando con le stelle. Aspro Simon, cuocio! Emma Bertolini 05, avete mai, quindi hai mai preso l'aereo e subito dopo aver preso l'aereo ti sei resa conto che era sbagliato? No, ma più che altro quando è che mai avrò preso l'aereo, sì, ragazzi? Potevo essere io l'unico indagato, ma no, non ho mai preso. No, anche se sarebbe... Mio fratello ha preso il treno sbagliato, sì, una volta, sì, ha messo le valigie su quello giusto e era sul treno sbagliato. Vedi il lato positivo, sarebbe una bella esperienza. Sì, perché non sai dove arrivi. Non sai dove arrivi, vai, arrivi magari in Russia che ti ha riportato a Roma per andare alle Hawaii. Per andare alle Hawaii, cose del genere, ma sì. Sono le cose divertenti della vita, secondo me, l'esplorazione. Ma lì, sì, ma chi se ne frega, ragazzi, bisogna vivere. Fatemi salire sull'aereo. Dai, oh, veramente, non è possibile, non si può andare neanche a Milano in aereo tra un po'. Ma ho capito, siamo ad Aosta. Elicottero, allora. Elicottero, partiamo, pure l'elicottero. Partiamo a gradi. Se l'elicottero riuscirei a salire. No, partiamo a gradi, andiamo prima sul calcio in culo. Ma basta. Dopo calcio in culo prendiamo l'elicottero. Ma aspetta. Gli stadi sono quelli, ragazzi. No, però la funicolare è quella di Gardaland. Di Gardaland, ok, calcio in culo, funicolare di Gardaland. Facciamo il mega, no, il grattacielo, no, quello su di Mirabilandia. Quello no. E poi facciamo la l'ottovolante. Voglio andarci. E poi aereo. Dulcis in fundo. Non parlo più neanche. Ultima di oggi, Irene Berzi. Hai mai vissuto esperienze paranormali o che non riesci a spiegarti? Un bacione, ragazzi. Grazie per tenermi compagnia con i vostri video e la vostra simpatia. Grazie a ciao. Te. Ciao. Allora, no. Direi never. Io sì, ce l'ho. Davvero? No, Baso, mi raccomando, Baso. Cosa? Baso. No, è la storia realmente accaduta questa qua. Baso. Adesso ve la racconto. Dovrò tagliare tutto, ma va bene. Allora. Contiamo. Era da sera, abitavo ancora con i miei, E avevamo fatto serata, va bene, avevamo un pochettino, diciamo, bevuto leggermente, cenando, un po' di rosso e tutto. Ok, cenando. Cenando. E arrivo a casa durante la notte, non so se ho mangiato pesante o ho bevuto Dio, troppo, non mi sembra di aver bevuto troppo perché stavo mangiato bene. Pesante, possiamo mangiato crederci. Pesante, sì, perché sì, c'era un po' di roba, avevamo fatto bourguignon, c'era formaggio, allora, carne, bellissima serata tra l'altro. Ma di notte avevo bevuto la birra, birra straniera quella sera lì, allora, è la birra che poi l'ho rinominata la birra... Non so se la birra stregata. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Dormivo tranquillo e non so se ero, se dormivo o non dormivo, perché ad un certo punto della notte vedo aprire la porta. Vedo aprire la porta e vedo andare la persona verso i jeans sulla mia sedia di, della cameretta. Vedo questa persona che mi metteva a posto i jeans della cameretta. Non so se era mia madre che stava mettendo i jeans a posto alle 6 del mattino. Ma però era di notte, veramente, era tutto buio. Sapete quella sensazione di dormiveglia in cui non sapete se state dormendo o no? Definizione di dormiveglia, di esatto, però e con quegli occhi così e dentro questa figura, però non era mia madre perché era vestita tutta di bianco e bionda, capelli lunghi. Ma Baso, che cacchio è, va bene, ti giuro, ti e fluttuava verso fluttuava verso i miei pantaloni della camera su, sulla sedia. Chissà cosa aveva bevuto Baso e cosa aveva mangiato, non lo so cosa aveva visto questa persona, tutto però così. I jeans non so se erano a posto o meno, il giorno dopo non ci ho fatto caso, però è la prima cosa che avrei guardato sinceramente, la birra stregata. Tina l'ha avuta, ok, 19, non lo so. Vabbè, è passato un po' di tempo. Sì, è passato un po' di tempo, però mi è rimasto impresso. Se vedi Moiki fluttuare, Moiki sicuramente, sì, tranquillo. Sì, ma poi vi racconterò altri aneddoti paranormali. Beh, se volete un video sulle esperienze paranormali di Baso, ve lo farà sicuramente da solo, perché io ho paura, però fatecelo sapere che nel caso vi spiegherà. Io per fortuna never, 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 e continuo a farvi passare never. Nuova rubrica, piccoli brividi. Ma Baso. Piccoli brividi di Baso, dietro la schiena. E niente, quindi questa ti ha dato una botta. Guarda, gomitata sulle costole, va bene che sei... Che cosa? Sei competitiva. Però. Ah, ok, ma questa non era una challenge. No? No. Ho vinto io nel caso. Va bene, nel caso ha vinto Baso. Da un botto che non facciamo una challenge. Adesso vediamo, perché ne avevo due in mente. Ah sì? Fatemi sapere che cosa volete che facciamo. Facciamo una challenge cattivissima però, Vi faccio mangiare il tabasco. Ma smettila. Forse me l'hai già fatto mangiare. No, ma nella pizza, il tabasco adesso senza nulla. Così. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete vedere la seconda parte, così rispondiamo anche a un po' di altre domande. Domande. Vi mandiamo un bacione e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!